Buonasera a tutti. Allora, ci siamo visti nell'intervallo tra le 12.30 e le 14.30 per rivedere la bozza di piattaforma delle associazioni che lavorano in qualche modo su dove sono presenti i siti di interesse nazionale, siti di interesse regionale. E questa rete di associazioni, gli abbiamo dato un nome, siamo riusciti a dargli un nome molto rapidamente, quindi è già positiva questa cosa, e Coordinamento Nazionale Siti Contaminati, quindi CNSC è l'acronimo, volevamo dargli l'identificativo con Coordinamento Nazionale SIN e SIR, che è gli altri due acronimi di sito di interesse nazionale e sito di interesse regionale, però finiva con SS e non abbiamo pensato che non era il caso, era CNSS, non ci è piaciuto. Quindi molto semplicemente da questo momento in poi si ragionerà in una forma condivisa tra le varie associazioni che lavorano sui territori. E questo percorso è iniziato, come dicevo ieri, è iniziato due anni fa, nel 2011, partito dal WWF Abruzzo Medicina Democratica. Ci siamo incontrati nell'Università di Chieti e Pescara e abbiamo ragionato su che cosa stava succedendo in questi siti di interesse nazionale. Successivamente, e quindi lì abbiamo agganciato dei contatti, successivamente l'abbiamo riproposto a Colleferro come rete per la tutela della Valle del Sacco in occasione del centenario della nascita dell'industria bellica a Colleferro nel 1912, la prima industria esplosivistica, e anche in quell'occasione abbiamo fatto delle proposte. È venuto il direttore culturale della RUR, Hans Dietrich Schmidt, e abbiamo agganciato lì anche degli altri contatti, e quest'anno si è deciso di mettere a frutto questo lavoro e di partire con un qualcosa di più operativo. Quindi le persone che erano qui presenti oggi, i comitati, le associazioni che erano qui presenti oggi, molti erano differenti da quelli che erano presenti nelle altre due occasioni. Quello che faremo è recuperare tutti i contatti e ragionare ancora tutti quanti insieme. Questo perché? Volevo aggiungere che è normale che andremo ad interagire, a interloquire con la rete dei comuni che si è appena costituita. Sappiamo benissimo, in molti sappiamo, che i siti di interesse nazionale erano 57. Erano 57, 18 sono stati declassificati. Nella nostra bozza di piattaforma che leggiamo la relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sui siti di interesse nazionale, uno dei passaggi, il settore bonifiche almeno fino ad oggi è stato fallimentare. Quindi praticamente il percorso bonifica è stato fallimentare, io che faccio come governo? Declassifico i siti di interesse nazionale, cioè mi scarico questa palla veramente alle regioni, dandogli addirittura solamente 15 giorni di tempo per eccepire sulla decisione del governo, e scarico questo barile alle regioni perché il lavoro del governo era stato fallimentare. Cioè, mi sembra alquanto una contraddizione, invece di essere io il governo che prendo in mano la situazione, faccio sentire fortemente la presenza su territori che forse alcune azioni stesse del governo, quindi incentivando determinate attività produttive, le mancanze di controlli e tutto quanto avevano determinato, no, che faccio? Mando alle regioni. Le regioni che praticamente abbiamo scoperto che molte di queste regioni in alcuni casi non sapevano nemmeno di che cosa si stava parlando. Io mi ricordo personalmente che nel 2009, quando sapemmo dopo 4 anni dall'avvio della bonifica che eravamo contaminati da beta-ciclorocinesano, andammo in regione a parlare con dei dirigenti. Ah, dice, perché abbiamo un sito di interesse nazionale, non propriamente così, però tra virgolette era così, non sapevano nulla. Quindi
Questa cosa noi come per il nostro sito l'abbiamo impugnata, diciamo. Agiremo ad adiuvandum nel ricorso al TAR e cercheremo di reistituire il SIN Valle del Sacco. Questa è una delle azioni che faremo. Abbiamo praticamente, risulterebbero 15.122 i siti di interesse regionali potenzialmente contaminati, inseriti o inseribili. Questi sono numeri, 6.132 i SIR potenzialmente contaminati accertati, 4.334 i SIR contaminati, quasi 5.000 i SIR con interventi avviati, 3.000 i SIR bonificati. A questo punto c'è una situazione veramente disastrosa per quanto riguarda l'impatto ambientale su tutto il territorio nazionale. Cosa si fa? Cosa pensiamo di fare? Il governo sta letteralmente tagliando fondi a destra e a sinistra, e ne è un esempio questo fatto del declassamento. Non ho i soldi, quindi vedetevela voi, questo è quello che noi abbiamo percepito. Quello che noi proporremo e che dobbiamo assolutamente proporre è la necessità di un piano nazionale per le bonifiche, perché in questa situazione così che è andata deflagrata, praticamente è andato tutto in tilt, è opportuno rimettere in seria considerazione la riqualificazione dei territori, cioè riportare i territori a una situazione, non possiamo dire a una situazione che era precedente all'inserimento industriale, però quantomeno vivibile. Penso che le popolazioni che hanno vissuto anche questo passaggio tra l'industria che ha tolto braccia al comparto agricolo, poi questo è stato vissuto personalmente, cioè sul nostro territorio, ha tolto lavoro agricolo, poi ha dato questa sensazione di avere una vita tranquilla, non solo, ha contaminato anche a livello occupazionale anche gli stessi lavoratori, ha prodotto un impatto ambientale che ha distrutto il comparto agricolo, quindi in alcuni casi non è più possibile nemmeno tornare all'origine. Quantomeno trovare dei rimedi, si parlava di fitodepurazione, bioremediation e quant'altro, di riportare i terreni e dare possibilità ai territori di tornare a decidere che cosa vogliamo fare, che cosa ognuno vuole fare. Di controcanto c'è stato l'impatto sanitario. Lo studio Sentieri è stata una rappresentazione nazionale, è stata per la prima volta rappresentata una situazione, un quadro catastrofico a livello di impatto sanitario sulle aree, sui SIN, quindi sulle aree contaminate. E ringraziamo che lo studio Sentieri manterrà i siti declassificati all'interno dello studio, perché cioè, di punto in bianco ci troviamo declassificati e nemmeno ad avere il supporto degli studiosi per sapere che cosa sta avvenendo nel quadro sanitario locale. E questo è un ringraziamento personale. Arriviamo al punto di prodotto queste contaminazioni. Noi lo sappiamo benissimo, chi ha studiato le situazioni dei territori sa benissimo chi è stato. Sappiamo anche benissimo che è stato detto negli interventi precedenti che molte di queste aziende che si sono insediate all'interno dei comprensori industriali non ci sono più. Quindi, non essendoci più, noi che ci costituiamo con parte civile nei processi di carattere penale, di carattere civile, qualsiasi tipo di processo, sinceramente non sappiamo più nemmeno a chi dover andare a chiedere risarcimenti. Allora noi adesso stiamo pensando di abbandoniamo il processo penale, instauriamo il processo civile e andiamo a chiedere ai detentori dell'area attuale risarcimenti. D'altro canto c'è pure la difficoltà poi nell'andare a relazionare il causa-effetto tra le varie
tra le varie, tra i contaminanti e la comparazione, cioè l'incidenza biologica, e a questo chiederemo supporto alla comunità scientifica dei medici, perché altrimenti qui siamo in un quadro abbastanza desolante, cioè io affronto i processi, sto degli anni a chiedere scusa, sei tu il colpevole, sei tu quello che mi ha contaminato, io tra l'altro sono uno dei contaminati da beta esaclorociclesano e non so se poi avrò anche ragione. Quindi questo è il quadro. La legislazione ambientale, bisogna rimettere mano assolutamente alla legislazione ambientale, far applicare il concetto di chi inquina paga. In questo caso chi ha inquinato è stato magari chi è che ha sotterrato i fusti tossici, però noi possiamo anche dire che chi ha acquisito l'area successivamente ha anche lui delle responsabilità, perché lui doveva essere il custode dell'area, e se quell'area non è stata, non ha inciso, cioè il custode dell'area non ha inciso per la bonifica, significa che una percentuale che la legislazione ambientale può determinare, questa percentuale può essere anche affibbiata al custode dell'area. Questo per inciso, insomma. Durante le audizioni della commissione bicamerale d'inchiesta, sempre sui siti di interesse nazionali, è emersa una grave inadeguatezza della normativa ambientale in senso penale. Questo va a dimostrare quello che dicevo precedentemente, cioè noi ce ne accorgiamo sul posto, la commissione parlamentare d'inchiesta lo afferma in questi termini. Quindi noi ci aspettiamo a questo punto, come dicevamo prima, che il governo se ne lava le mani su alcuni siti, che venga rimessa mano a questa normativa, perché se tu accerti, hai accertato che la normativa è insufficiente, qual è il prossimo passaggio? A rigor di logica, rimetti mano alla normativa. Cioè, questa è una cosa alquanto, penso, molto semplice. Noi faremo con questo coordinamento, faremo questo tipo di pressione. Dobbiamo mettere mano a tutti i punti e andare ad incidere a livello governativo, perché altrimenti corriamo il rischio di stare a fare un esercizio semplicemente di scrittura e di lettura, ma non dare poi il nostro contributo insieme agli altri, dare il nostro contributo per fare in modo che questa situazione cambi. Entrano in gioco anche, a nostro parere, le attività degli enti correlati, tipo ARPA e ASL. Abbiamo sperimentato sulla nostra pelle, ad esempio, che nella situazione locale addirittura alcuni direttori di ARPA andavano a falsificare a penna gli accertamenti su alcune aziende, processi in corso, dirigenti spostati dalla situazione provinciale a quella regionale con uno stipendio di 106.000 euro l'anno, quindi insomma anche, non dico gratificazione, noi però quantomeno sono rimasti al loro posto in attesa degli accertamenti del processo. Questo perché molto spesso sia tecnici di ARPA, forse un po' meno di ASL, però di ARPA, vengono inseriti per, vogliamo chiamarli, meriti politici oppure presenze politiche. Bene, noi vogliamo che questa cosa venga sganciata totalmente, perché gli enti di controllo devono essere totalmente autosufficienti e devono essere anche forse un pochino più preparati. Si parlava ieri di inserire anche delle presenze internazionali all'interno degli enti di controllo italiani. Darebbe un po' forse una modifica che sarebbe una modifica che potrebbe essere di avere una valenza maggiore, però sono delle proposte che magari si potranno fare in sede successiva. E arriviamo al punto dolente, quello di cui si è parlato tutti questi giorni: l'informazione, la partecipazione dei cittadini e la trasparenza. Fortunatamente ci sono trasmissioni che se ne occupano e danno un'informazione
ben ponderata e molto diretta e molto significativa. L'informazione però quantomeno noi ci aspettiamo che venga dalle amministrazioni, dagli enti, dalle istituzioni. Noi a nostre spese, ma penso che tutti i siti di interesse nazionale abbiano visto che l'informazione, cioè viene istituito un sito di interesse nazionale e dal giorno in cui viene istituito c'è il buio totale, sia sui fondi utilizzati, sia sulle indagini epidemiologiche. Noi l'abbiamo scoperto dopo 4 anni che c'era il 55% della popolazione contaminata. Azioni messe in campo, sistemi di caratterizzazione, tutto inaccessibile. Inaccessibile significa che se anche facevi accesso agli atti, all'ufficio commissariale che era deputato all'emergenza, che era delegato all'emergenza, avevi delle difficoltà immense per accedere agli atti. Quindi questo è stato... sono loro che hanno determinato l'allarme quando noi abbiamo scoperto che eravamo contaminati. Sono loro in difetto rispetto a questa cosa. Quindi noi quello che chiederemo praticamente che gli atti debbano essere totalmente pubblici, non si può nascondere nessun tipo di atto, soprattutto se è stato preparato dall'amministrazione pubblica. È opportuno e indispensabile, per evitare poi che si creino anche gli allarmi sotto questo punto di vista, perché altrimenti, cioè, se tu sei amministrazione pubblica, hai fatto un atto, lo metti a disposizione. È di l'altro ieri abbiamo pubblicato uno studio epidemiologico sui tumori infantili dell'area, dopo un anno che era stato richiesto dalla regione al Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione, noi abbiamo pubblicato gli atti. È normale che si è creato l'allarme in area, come i tumori infantili, poi è una questione anche molto delicata. Bene, se questo l'avessero fatto gli enti precedentemente, sarebbe stata una situazione diversa, fatto degli incontri pubblici e spiegato nei termini come era avvenuto questo studio e come ci si doveva anche comportare in relazione ai tumori infantili. La partecipazione dei cittadini forse diventerà un compito anche nostro. È normale che la partecipazione dei cittadini ci deve essere, non si possono obbligare, però i cittadini devono assolutamente partecipare. Questo è un nodo cruciale, quello della partecipazione dei cittadini. E spesso i comitati si trovano a lavorare da soli, in pochi. Dare il proprio contributo alle associazioni è fondamentale. E trasparenza dei dati, l'abbiamo detta, e rientra in quello poi che è quello che abbiamo pensato noi con il portale Sinforma. Noi l'abbiamo pensato già da 2 anni fa, quindi presenteremo questa piattaforma. È entrata anche l'Università di Torino a partecipare a questo progetto, e quindi questa piattaforma a breve sarà disponibile. Ci occorre un pochino di tempo per limare delle situazioni, però sarà uno strumento a disposizione di tutte le associazioni a livello nazionale e anche della comunità scientifica, che a tutti i livelli, di quella giuridica, che vorrà dare una mano e partecipare alla costruzione di questo contenitore. E penso, spero di avere detto insomma tutto quello che c'era da dire. Sicuramente si può parlare molto ancora di più di queste cose, però è normale che abbiamo anche dei tempi a disposizione. Poi dopo 2 giorni abbiamo fatto anche una leggera overdose di informazione e di conoscenza, quindi c'è anche una grande confusione in testa. E va bene, io vi ringrazio innanzitutto per averci ospitato e averci dato questa possibilità di far nascere questo coordinamento, quindi di avere portato avanti questa piattaforma. Abbiamo avuto modo di conoscere tante persone, veramente, che per noi è un grande arricchimento. Anche le associazioni di sapere tutto quanto. Guarda, c'è sempre, ogni volta che vai a una riunione di questa, un incontro di queste, conosci tante di quelle persone che ti arricchiscono veramente.
contatti che serviranno a tutti quanti, soprattutto quando la piattaforma esinforma.org andrà in azione, e spero che venga dato un rilancio a livello nazionale. Grazie a tutti.